Salve care carissime, benvenute, sono Zaire sui tarocchi, questo è il mio canale, faremo per voi un nuovo interattivo breve. Allora, andiamo a vedere cosa? Andiamo a vedere se una data persona che noi abbiamo nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra mente o anima o quello che vi pare, è ancora attratta da noi. O se invece ha un sentimento. Quindi andremo a vedere prima se è attratta e poi se ha un sentimento. E poi andremo a pescare una carta che ci darà l'esito finale delle sue azioni. Quindi ha un sentimento, è attratta, cosa farà alla fine? A secondo di quello che esce dalle carte. Allora, concentrazione massima, pensate a questa persona. Mi raccomando, concentratevi. Io cercherò di trovare fra le mie carte questa energia. Vediamo se ha un sentimento. E questa è la carta del sentimento, se ce l'ha. Vediamo se invece oppure ha un'attrazione. Questa sarà la carta dell'attrazione. Adesso chiediamo ai nostri tarocchi celtici di darci una carta per l'esito finale. E questo sarà l'esito finale. Allora, vediamo se ha un sentimento. Esce la carta numero 90, nocciolo, investimenti, soddisfazioni, buoni affari, acquisti. Quindi diciamo che qua questa persona per voi ha investito in qualcosa, ha fatto un buon investimento. Qua parliamo anche di soddisfazioni, di buoni affari e di acquisti. Per cui io penso che un sentimento questa persona per voi ce l'ha, ok? Perché se no una persona se non gli piace un oggetto non lo compra. Quindi se io investo su una persona è perché questa persona a me interessa, ho un interesse sentimentale. Quindi qua lui o lei aveva per voi delle grandi soddisfazioni, aveva comunque stava bene con voi. Investiva, voleva investire, voleva creare qualcosa con voi e quindi il sentimento ce l'aveva. Vediamo se questa persona c'ha o aveva, poi sapete, passato, presente e futuro, lo stabilite voi. Attrazione. Qui abbiamo la quercia. Allora, questa carta ci parla di trasferimento, di conflitto, di superbia e anche di rigidità. Io credo che questa persona, probabilmente anche avendo tanta attrazione, ma non solo, io qua vedo proprio un sentimento e un'attrazione solidi come questa quercia. Però questa persona è così, diciamo, rigida, è così superba, è così, diciamo, piena di conflitti, di, sentimenti contrastanti. Che questo sentimento, questa attrazione non me la dimostra, cioè probabilmente quando vi vede neanche appoggia gli occhi su di voi, è capace che neanche vi guarda, neanche vi saluta. Però questa persona vi assicuro che ha sia sentimento che attrazione. Vediamo l'esito finale. L'esito finale abbiamo la carta numero 74. Anche questa il nocciolo, però numero 74. Questo era il nocciolo numero 60. Qui ci parla di equilibrio psicofisico, di dieta e di cure estetiche. Quindi qua c'è una guarigione. Cioè, dopo un momento di appunto situazione, probabilmente qui parliamo di conflitti, quindi insomma, questa forte attrazione non elaborata, non dimostrata, porta questa persona a dei conflitti. Quindi probabilmente
la persona che state pensando, la maggior parte di voi, è una persona che è lontana da voi in questo momento, magari anche una persona del passato potrebbe essere. E qui c'è bisogno di una guarigione. La guarigione deve essere sia interiore che fisica, per cui l'equilibrio e la dieta, le cure estetiche sono simboliche, perché le cure estetiche sono che noi dobbiamo anche, oltre a curare il nostro fisico, curare la nostra anima, alimentarla con pensieri positivi e con azioni positive. Quindi l'esito finale sarà che questa persona troverà l'equilibrio e troverà la giusta cura e la giusta, il giusto, diciamo, dare e avere, e probabilmente l'esito finale potrebbe essere positivo. Ragazze, questo è tutto, io vi ringrazio, mi raccomando il like, mi raccomando l'iscrizione, prendete sempre tutto con cautela, piuttosto chiedete il consulto personale se volete approfondire qualsiasi argomento. Un abbraccio di luce dalla vostra Zaira, ciao!